Buongiorno ragazzi viaggiatori della cucina, oggi in questa nuova video ricetta per la serie della pizza facciamo una cosa un po' diversa, è pizza ma non ha l'aspetto della pizza perché facciamo una cosa deliziosissima che si chiamano muffin di pizza, li facciamo sia in versione salata che in versione dolce e durante la video ricetta vi raccontiamo io e il mostrino che è sempre dietro la telecamera. Vi raccontiamo tutto quanto, come fare tutti i trucchetti per un'eccellente realizzazione. Questi per un buffet sono fantastici, o anche un picnic. Adesso vi facciamo vedere come si fa, ma prima sigla. Prima cosa da fare, nella nostra farina mettiamo un paio di pizzichi di sale, sono circa 12 grammi alla fine. Poi diamo una mescolata veloce in modo che il sale non entri poi in contatto diretto con il nostro lievito. Sbricioliamo il nostro lievito birra e versiamo la nostra acqua. Poi col cucchiaio andiamo a dare una mescolata centrale in modo da sciogliere bene il lievito e poi prendiamo su tutta la farina. Sempre detto, non si apre l'impasto per mettere dentro le briciole. Quando noi apriamo in questo modo l'impasto, vedete che poi sotto va a recuperare tutto quello che rimane, vedete che viene su subito la roba. Questo è il nostro panetto lavorato. Prendiamo una ciotola pulita di plastica, glielo mettiamo dentro, canovaccio pulito, possibilmente senza risciacquo con l'ammorbidente che non va bene a contatto con gli alimenti, acqua sopra, bagnare per benino e lasciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Mentre il mostrino è impegnato fuori con l'intonaco e soprattutto mentre il nostro impasto per i muffin sta lievitando, prepariamo le due farciture che ci serviranno prima di infornare, quindi quella salata e quella dolce. Ovviamente quelli che vi do io come sempre sono degli spunti, voi dopo potete farcire e modificare come meglio preferite, come pare a voi. Adesso vi faccio vedere. 2-3 cucchiai di olio e uno spicchio di aglio tritato su fiamma media. Quando inizierà a scaldare l'olio uniamo i nostri funghi, aggiungiamo un pizzico di sale, trascorsi 5 minuti vedete che iniziano a dorarsi i nostri funghetti, trito aromatico di erbe, io ho usato origano fresco e timo. Regoliamo di sale e pepe. A me con i porcini piace molto il pepe verde. Prendiamo la nostra ricotta, 2 cucchiaini di zucchero, la scorza grattugiata del nostro limone biologico, 1/2 cucchiaino di cannella in polvere. Siamo già pronti e dopo 2 orette di lievitazione, camera mensia di ciulini, a vedere codesta meraviglia, eccolo qua. Questo è un impasto che va bene anche da fare o tutto salato o tutto dolce, quindi scegliete voi. Io per farvi vedere le due farciture lo divido a metà e faccio con le due tipologie che vi ho fatto vedere. I quantitativi che vi ho dato di farciture vanno bene per fare o tutto uno o tutto l'altro. Lo tagliamo a metà. Poco meno di 0,5 centimetro. Siamo a 39 per 20, quindi 40 per 20 circa, e vi viene giusto.
Adesso iniziamo con quello salato. Prendiamo la nostra passata di pomodoro con un goccino di olio, sale e pepe. Lasciate un dito e qualcosa sopra, un dito e qualcosa sotto, invece ai bordi potete andare tranquillamente. Non eccedete in modo eccessivo con le farciture, perché sennò poi tendono ad uscire. Fanno un profumo sti porcini, porcine che voi potete usare altri funghi che piacciono a voi, quindi champignon, galletti, pioppini, tutto quello che vi pare. Occhio bene, guardate bene che cosa faccio, lo strimo scendi. Allora, da così prendiamo, facciamo una prima arrotolatura in questo modo e poi pian pianino arrotoliamo su se stesso in modo molto delicato, cercando di non rullare fuori il ripieno ma da appoggiare sopra la farcitura. Ve lo dico già, sporcheremo il tagliere, ma a noi non interessa, dopo puliamo. Ok, taglio sotto, ok, vedete, il bel salsicciotto è largo circa 4 dita alla fine, ok. Coltello a lama liscia che taglia molto bene. Allora, prendete il vostro stampino da muffin, controllate l'altezza, qui sarebbero 2 dita di altezza, quindi noi facciamo 3 dita di altezza di taglio e li proporzionate con il vostro stampino, perché magari è uno stampino più grande, quindi 3 dita, stiamo anche un pochino abbondanti, e dobbiamo tagliare. Allora, non è il peso, non dovete andare giù così, dovete con il peso della lama fate dei movimenti ampi. Vedete io come li faccio, avanti e indietro, quindi non così ma così, e il peso della lama magicamente taglia tutto. Avevo visto anche un'altra tecnica fatta con lo spago, ma non l'ho ancora provata, quindi intanto la facciamo così. Consiglio ovviamente dei formaggi filanti, ma pasta abbastanza dura, quindi tipo la scamorza, una mozzarella, però che deve essere fior di latte, oppure l'emmental, la fontina. La nostra farcitura di ricotta, limone e cannella, che è di una bontà incredibile. Arrotoliamo come abbiamo fatto prima. L'esterno lo mettete sotto, perché la parte interna è quella più bellina. Sfornati i nostri muffin, dolci o salati non cambia, per tirarli fuori dai nostri stampini senza ustionarci usiamo 2 cucchiai, quindi se sono con la mozzarella o qualcosa facciamo così. E poi lo tiriamo fuori in questo modo e lo mettiamo sulla gratella. Ci ricordiamo di non lasciare i muffin dentro gli stampini, perché si crea umidità e dopo l'impasto si gnappa e non va bene. Quale dei due? Vabbè, si parte dal salato e poi si va al dolce. Cioè, io ragazzi, come al solito non so come dirvi, ma questi qua fatene, perché sono qualcosa di meraviglioso. Qui ve ne avevamo aperto uno un secondo fa, cioè vedete come sono, rimane soffice dentro, è buonissimo questo, è una roba di una bontà infinita, e vedete che comunque sono molto semplici. Mi raccomando di farcirli, io vi ho dato degli spunti, voi farciteli con quello che più vi piace, e questi vanno bene per un picnic, vanno bene per un aperitivo, per un buffet, vanno bene per fare una gita fuori porta, al mare, in spiaggia, perché tanto li preparate prima e li mangiate anche a temperatura ambiente, sono una delizia. Quindi fatene, noi ci vediamo, ricordatevi, ogni settimana con un nuovo video, tutti
tutti gli ultimi mercoledì del mese una nuova ricetta dedicata alla pizza. Mi raccomando, se volete supportare il nostro lavoro per piacere, iscrivetevi al canale, like di supporto. Un saluto dal boss, un saluto dal mostrino che ha una tane blu. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video o ricetta o video. Ciao!